Ed oggi sono con la mia amica Cristina Orsi. Ma perché full? Perché full c'hai sulla? Ma guarda, me lo stanno chiedendo tutti, ma lo sai che io dovrei anche cambiarlo, perché a un certo punto ero sull'orlo dei 5.000 e avevo visto una collega che aveva, che peraltro mi sta simpaticissima, che aveva messo full, ho detto ah, ma forse il mood sarà full, allora metto full. E poi è rimasto su full e tutti mi chiedono perché full, non lo so. Vabbè, quindi era una curiosità. No, vabbè. È rimasto. Allora, è rimasto. Cristina Orsi, ci conosciamo da tanto tempo, ma anni, proprio tanto però tempo. Però non mettere troppo il dito sulla piaga. Ma guarda che bello. Tanto, ma anche meno, insomma. Ma no, ma è bello perché tu pensa, io c'è una grande, grandissima Anna Magnani, no? Perché non so, noi cominciamo ad avere un po' un'età. Ma è bello! Beh, Anna Magnani c'è un aneddoto che racconta di un truccatore. Della ruga, delle rughe. Delle rughe, dice, ma io ci ho messo una vita per fare. Ma oggi sappiamo delle cose che non sapevamo. Certo, quando. Ti ricordi il relitto? Ma Che ti ho ricordato? Capperi. Anzi, guarda, ne approfitto per fare subito una cosa che so che non c'entra niente col tuo genere, però insomma. No, anche il mio genere, aspetta, il mio genere, bisogna vedere, il mio genere è da 3 anni perché l'ho adottato per un progetto, ma nella realtà io sono legatissima alla dance, alla disco 70 e al rhythm blues. E allora guarda, faccio un rhythm blues però all'italiana perché io sono un po' molto italiano su queste cose. Insieme? Motocicletta, 10 HP, tutta cromata, e tu se dici sì, mi costa una vita, per niente la darei. So che guarirei, non dire no, non dire no, non dire no, non dire no. Lo so che ami un'altra, ma che ci posso fare? Io sono disperata, perché ti voglio amare. L'ho fermata perché per noi cantanti a quest'ora, voi non sapete che ora è, ma per noi cantanti cantare a quest'ora è un po' da matti, o no? No, cantare no. Tu sei una quella che si alza presto e canta pure. Io mi alzo di media alle 6:30 del mattino. Ah, c'è già la voce calda. Ma ecco perché io devo annaffiare le piante, devo mettere a posto i piatti, devo pulire la casa, devo fare colazione con calma, mi faccio la doccia. Senti, sì, per me non può essere più tardi. Io salto di palo in frasca. L'altro giorno, mentre stavo sul web, mi è capitato un vecchio filmato dove tu canti insieme a Giorgio Faletti. È capitato anche a me quello, perché me l'hanno mandato un mio amico musicista, dice guarda che cosa ho ritrovato, io non sapevo neanche che fosse sul web. Posso dirti che mi sono emozionato tantissimo. Prima di tutto perché vabbè, tu sai quanto io possa stimare Giorgio Faletti, perché credo che sia stato, mi è capitato anche di incrociarlo un paio di volte quando suonavo con i Fratelli della Costa, venivo in locale dove suonavo, i Fratelli della Costa, mitici Fratelli della Costa, è salito sul palco con noi, penso una volta addirittura in Calabria, al Ricaroca. Aspetta, dove stava? Ma che te sei ricordata? A Marina di Gioiosa Ionica. Ricaroca. Aspetta, come si chiamava il proprietario? Marcello, sai Marcello, che non c'è, sai più, che non c'è, non più. C'è più. Allora ti voglio raccontare un'altra cosa. Ricaroca e poi c'era la pasticceria. Ecco, basta. Tu devi sapere una cosa, forse l'hai pure. L'hai conosciuto il campanaro? No. Era un soggetto un po' strano ed era una cosa bellissima, succedeva che noi andavamo a mangiare al ristorante e poi dopo andavamo a prendere il caffè. Passava sempre lì, sì, dal Ricaroca, andavamo a prendere il caffè e poi tornavamo lì alla pasticceria appunto a prendere il caffè per poi andare a mezzanotte a suonare. C'era sto campanaro che ci trovava lì e poi lui andava a dormire. Quando uscivamo la mattina, che si era appena svegliato, noi eravamo usciti al Ricaroca e stavamo lì a prendere il caffè. Cioè appena svegliato e faceva l'esercizio dei suoi mestieri. Allora che succede? Lui prima di andare a dormire ci trovava lì davanti alla pasticceria. Quando usciva ci trovava lì e una volta ci disse, ma voi non dormite mai?
cioè nella sua capoccia, noi avevamo passato tutta la nottata lì. Va bene, senti, invece... Cosa prima... che poi non era tanto tanto non vera. Beh, insomma, comunque è stato un momento molto bello. Dai, sono stati tanti momenti nei quali siamo arrivati proprio alla colazione. Quando la città si svegliava, noi facevamo colazione. Con delle cose orride, mi ricordo ancora i maritozzi con la panna. Senti, e cantavi con il gruppo lì, hai cantato lì col gruppo. Con la Cristina e Ben. Wow! Adesso, e facevi cose sì, tipo, se non sbaglio, mi ricordo faceva. Sì, no, vai, beh, vai. Grande, mitica, incredibile anche Lennox. Sweet dreams are made of this. Who am I to disagree? I traveled the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to get used by you. Hai sentito che voce? Hai sentito che voce? Senti, cosa alla mia veneranda età. No, penso. Dai, non scherzare. No, che stai facendo adesso invece? Beh, vabbè, da 3-4 anni, sì, 2016 al 2020, sono passati già 4 anni, sono volati in progetto, jazz in case, jazz in valigia. In realtà fonda le radici nello smooth jazz, però ci è stato fatto notare giustamente dagli addetti lavori che proprio smooth jazz non è. Quindi scrivo, inediti e arrangiamo questi inediti, anche editi, in una modalità molto personale, quindi non sapevo neanche che genere è. E sicuramente affonda nel jazz, è tutto molto un po' jazz, edulcorato, però è anche più figo perché soprattutto nel secondo album c'è anche una vena rock. Senti, invece è un po' che voglio e devo fare, perché è un'esperienza che voglio vivere, ma io sono già 2 anni che sto coltivando questa cosa. Voglio portare i jazz in case, che sono tutti un po', capito, molto eleganti, cioè ha un mood abbastanza elegante come progetto, per strada, perché la cosa che più mi può affascinare è vedere come le persone si possano, a quanto ne sai qualcosa, avvicinarsi e semplicemente ascoltare per il gusto di ascoltare, senza prevenzione, senza sbigliettamento, senza sapere prima che una cosa succede, no, senza aver ascoltato niente, vedere il numero di persone che si avvicina. E poi un mio grande desiderio, lo sai qual è? Dai. A prescindere dalla cifra, è vendere i dischi della strada. Guarda che cosa, cioè quando si avvicinano e fanno, perché mi succede anche a me quando ascolto persone per la strada che mi piacciono, che mi catturano, no? Che mi piacciono musicalmente, io regolarmente compro il disco, cioè, ho più dischi di persone sconosciute che dischi di persone conosciute e vorrei farlo in tutte le città di Roma. Ma questa è una cosa bella anche perché credo che per un artista che è sempre appunto legato alla città, allo sfruttamento, avere questo istinto, quello proprio del... Guarda, prima scrivo una cosa, stavamo a casa insieme al nostro amico e hai visto che non possiamo dire il nome ma nelle prossime puntate comparirà. Allora facciamo così, quando poi farò, diciamo, l'incontro con questo nostro amico dirò era lui e quindi era lui, okay. E dicevo insomma appunto prima ho tirato fuori la chitarra e ho cominciato a scherzare. Ecco, l'idea di suonare per strada mi dà questo, quella cosa di dire io ecco arrivo qui, apro e suono. Quindi io mi auguro con tutto il cuore che tu riesca a... Ma riuscire, tu lo sai che sei un uomo di spettacolo, no? Che la cosa più bella è colpire lo sguardo delle persone quando ti osservano, e quindi lo sguardo denota anche il tipo di sensazione che tu stai trasmettendo alla persona, no? E io credo che sia veramente un esercizio incredibile questo. Ma è, no, sai... ma non è un esercizio in quanto così simpatizzato come esercizio, no, proprio un esercizio di bellezza. Io credo che dico una cosa anche un po' banale, però noi sappiamo benissimo che quando suoniamo, sì è vero che lo facciamo per noi, ma la cosa più bella è quando tu ti accorgi che nello sguardo di una persona, cioè in teatro, nei locali, da un palco a volte, questo non riusciamo a vederlo, mentre invece per strada, avendo la persona lì davanti, tu riesci, a volte vedi proprio lo
dico perché insomma, e poi l'idea un po' adolescenziale, perché io sono sempre stata adolescente in questo, no? Soprattutto nell'affrontare la carriera, cosiddetta carriera musicale, l'idea di stare con i musicisti tutti insieme, quindi mangiare, dormire, ridere, scherzare, muoversi, viaggiare. Senti, ti chiedo un'altra cosa. Se tu vivi a Roma da tanto tempo, anche se qua adesso ci sono dei cambiamenti in atto. Però c'è stato già un cambiamento, vabbè. Io non sto più a Roma. Tu però sei nata a Firenze. No, io sono nata per caso a Roma. Però casualmente mia mamma era a Roma. Sei legata ancora a Firenze? Guarda, io, anche se sembra una frase fatta, ho sempre detto che sono una cittadina del mondo. Non mi affeziona particolarmente a una città, mi piace starci fino a che non arrivo al limite di starci. Io ho vissuto in Italia, ho vissuto a Bologna, ho vissuto a Firenze, ho vissuto a Roma, sostanzialmente. Poi in altre città, magari per piccoli periodi come Milano, Bergamo, Padova, per motivi di lavoro, oppure appunto al sud per via delle serate. Ma no, non mi manca, devo essere onesta, no. Quindi, però allora, se ti accenno questa Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. Cantala tu. La cosa che ho amato di più è stata l'aria. Questa è una canzone, penso che molto. Però sei stata anche a Bologna, giusto? Hai vissuto anche a Bologna? Sì, sì, la mia prima insegnante di canto è stata niente più di meno che Maria Leventre. Perché io entravo e uscivo dall'asilo cantando, allora mia madre ha detto: ok, attività ludica didattica per questa bambina, portiamola subito al coro dell'Antoniano. E lei faceva, da quale persona seria era, dei veri e propri provini, sai, i bambini, non è che li prendeva. Io e mio fratello li abbiamo fatti. Dai! Sì. Non, guarda, adesso per lo zecchino d'oro. Per lo zecchino d'oro. Ora non ti so dire perché, anche che guarda, voglio dire, forse, ma mio fratello è stato un bambino prodigio, quindi ora non ricordo se, perché all'epoca noi per motivi di lavoro abbiamo abitato a Bari per 5 anni, quindi forse stavamo a Bari, c'era un problema carina di distanza. Bari, è una città che mi è rimasta nel cuore anche perché ha rappresentato un momento. Bari. Sì. Io una cosa di cui veramente mi fa godere è che quando io vado giù, se lo parlano stretto io lo capisco. Non lo so parlare ma lo capisco. E mi fa ridere questa cosa che vado in penso che non sì, li capisco. È a differenza di tanti altri dialetti che non so se ne conviene, a me non è che piacciono tantissimo quando parlano stretto, no? Però quello è proprio simpatico. Sì, sì. Cioè, senti Cristi, io mi sto accorgendo che sta passando il tempo e tu sai che queste puntate sono molto veloci, sei un'altra delle persone con le quali starei a parlare per ore, anche perché se andassi a rimangare già tutti finita? Siamo quasi per finire. Siamo quasi per finire. Però sono contentissimo di averti incontrato, anche perché era un po' tempo che non ci vedevamo. Tu appartieni un pochettino a quel passato del insomma, tanti amici in comune, qualcuno che non c'è più, insomma. E quindi proprio oggi questo incontro con te mi ha fatto veramente. Sono contento, veramente ti ringrazio, no, io ringrazio di aver seguito questa follia come tutti questi miei amici. Io non credo che sia una follia. Dopo metterai anche tu la firma, qui è tutto firmato, sì, tutti sì, gli amici sì. Sono passati ma qui. Ma dopo ci aspetta la pasta meravigliosa, grazie. Come la chiamo io, il vino, il cocomero, grazie. E tutto. Allora intanto ti do un bacio, grazie, sono veramente contento. Posso baciarti da qui? No. Ciao Cristina, grazie. Grazie a te.